scrivere nei commenti Team Big Mac, Team Crispy Mac Bacon. Poi li contiamo. Dunque io. Vedremo. Facciamo il fuoco. Chiari. Siamo rimasti bloccati sulle Alpi. Però è stato fico. Sei felice che partiamo? Amore. No, in ritardo giusto di mezz'ora. 14 minuti per arrivare da noi. Incredibile, raga. Odissea. Per prendere questa macchina, che non è neanche quella che avevo prenotato, 3 ore. Dobbiamo partire alle 8:30 e sono le... Saranno le 11. Le 11. Già ci abbiamo messo solo 2 ore e mezza per affittare questa macchina, che in realtà era già prenotata per 3 giorni. E il tipo fa... Ma tanto siete in vacanza. Andiamo in viaggio. Arriva una chiamata al telefono di Stefano. Ragazzi, avete appena preso la macchina, ma vi ho dato la macchina sbagliata. Non è che potete ristampare il contratto e rifirmarlo? Per il culo. Siamo quasi arrivati. 3 ore. Te non sai ancora dove. Mi porta sulla neve, ok? Sulla neve, abbiamo appena superato 2 impianti sciistici. Gli chiedo, devo portare la tuta da sci? No. Non serve. Perché io non ho previsto di sciare. È solo neve qua, non c'è nient'altro. Che cazzo facciamo? Per 48 ore facciamo il video. Per 48 ore il risultato. Ci sono le stalattiti. Hey, I heard you were a wild one. Show me how you do. Svolta a sinistra. Siamo arrivati. Poi la tua destinazione si troverà sulla sinistra. Che sei? È lo Chanel Foss che hai prenotato e tu fai, ma cos'è sto Chanel Foss che nomini sempre? Sei contenta? Sì! Mi hai fatto mettere benvenuto con le rose e i cioccolati nelle fragole. Vediamo intanto se c'è la nostra stanza, amore. In che senso? Non si sa mai, oggi ci hanno cambiato macchina, abbiamo perso 2 ore. E questa è la nostra stanza. Lui si è molto felice. Questa è l'Alpine Suite, abbiamo preso il set di benvenuto con i palloncini, lo champagne, la frutta tagliata, la doccia porno, la vasca in camera, accanto al letto. Cosa fai, Lucy? Qui c'è il letto con altri palloncini e poi abbiamo tutto l'esterno privato con la hot tub. Qui ci viziamo. Che spettacolo. Come la schiacciata dell'antico vinaio. Questa è la vista della nostra camera, amore. E quindi niente, per i prossimi 3 giorni saremo qua nel nostro nido d'amore sulle Alpi. Siamo pronti ad aprire il nostro champagne di benvenuto. Palloncino. Addio palloncino. No, il tetto è basso. In questo possiamo fare le vocine. Adesso arriviamo sempre al momento più complicato di sempre. Cioè? Ci accecheremo? Spaccheremo la luce? A questo weekend romantico? Sì. Solo per noi due? Allora. Hai quasi rotto qualcosa. Stai notando come sta tenendo il palloncino? Chiaro, non si può mostrare, mi dispiace. Chiari. Siamo già a 2 brindisi da quando siamo arrivati. Questo è il fuori in questo momento. Abbiamo scolato con la piscina utilizzabile, quella che vedete ovviamente è tutta neve. Vabbè, ci saranno meno 3 gradi, siamo a 1500 metri. C'è più il fuoco. Ora facciamo una grigliata. A vedere cosa c'è nell'aperitivo. Cavolo. Sembra tutto buonissimo, amore. C'è questo pezzo di mortadella che mi guarda. E dopo l'ottava a meno 5 andiamo a cena. Siamo a cena, abbiamo mangiato un po' stasera, abbiamo preso un petto d'anatra con arancia e una tartare di fassona. Però non abbiamo molta fame perché come avete visto l'aperitivo era bello abbondante. E niente, adesso mangiamo e poi si va in stanza. Ehi, mi hai chiamato rompipalle. Solo perché voglio fare colazione e tra 25 minuti chiude. Voglio mettermi gli orecchini. Bellissima giornata anche oggi. Le previsioni ieri dicevano che avrebbe nevicato e invece non sembrerebbe intenzionato a nevicare. Tra poco ci facciamo questa hot tub dopo la colazione. Poi pranziamo in qualche baita qua in giro. Ehi, cosa stai facendo? Sai cosa assomiglia a quella giacchettina? Al mio set di Adidas degli NFT che mi hanno consegnato a casa. No. Sembra proprio di sì. No. Colazione! Breakfast in love. Così si prende una crepa alla Nutella. Assaggio.
Questo è da vedere. Ma mi dà fastidio che tocchiccia. Non so se voglio farmi massaggiare. Quindi crepes alla Nutella per Lucy. Uova strapazzate col bacon per Stefano. Crepe alla Nutella con sciroppo d'acero e frutta. Ma come il sciroppo d'acero? Ma c'è già la Nutella. Senza questo sarebbe dieta chetogenica. Buona colazione. Mi sta viziando. Crepe, Nutella, frutti di bosco su. E qui invece abbiamo le uova e il bacon. Siamo gli ultimi a fare colazione perché sono le 11. Sono 2 gradi, sono nudo. Mi sono dovuto là dentro. Ma te la butto però? Non lo so, fa freddissimo. Freddissimo. Raga, si congela. Oh, è bollente. Ma è bellissimo. Oddio che bello raga. 2 giorni all'anno. Voglio finire sempre qua allo chalet al fosso. Ma sai che fa troppo caldo qua? E quindi? Mi sa troppo freddo. Brucia tutto. È il momento di fare merenda e di caricare i post. C'è la musica sotto, quindi non sentirete niente. Siamo fermati giusto un paio d'ore. E questo è il risultato. La nostra macchina adesso è ricoperta di neve. E anche la strada sembra ghiacciata. Dai amore, andiamo. Sta arrivando proprio una tempesta di neve in realtà. Oh mio Dio! Le chiavi della macchina? Non so, magari non le hai. Sono qua in mano mia. Oh mio Dio, che freddo! È tutto acceso. Vediamo se riusciamo a... Ok! È molto meglio. Aspetta, dobbiamo farlo anche lì. Come fai? Così, amore. Sta per cadere tutto dentro. Siamo ufficialmente tornati, la neve continua. Un po' pericoloso gironzolare con la nevicata perché slittava un po' la macchina, però noi siamo andati tipo a 25 all'ora. Allora, Lucy non riesce a togliersi le scarpe. Arreggiti, amore! Amore, arreggiti a letto! Perché le scarpe di Off-White sono fighe, ok? Però non si staccano più dai piedi. Horror, cazzo! Aspetta, probabilmente non ci crederete, ma oggi è l'ultimo giorno, venerdì. Sta nevicando da tutta la notte, da quando ieri è iniziato. Quindi probabilmente siamo rimasti bloccati sulle Alpi. Controllare la strada, devo vedere com'è. Ora vogliamo fare la colazione e tra l'altro c'è il massaggio di coppia. Non torniamo più a casa. Madonna, amore. Cioè, lascia qualcosa anche alle altre persone delle altre stanze. Un tagliere. Questo è buonissimo, sicuramente. Non metti uova, però. C'ho solo caffè io. Stanza dei massaggi. Il bambù. Danno in testa quello? No. Ah, no. Figata. Massaggio è andato bene, il costume di Borat ha resistito. Nessun imprevisto. È arrivato quel triste momento, amore. No, in cui il viaggio è finito. I palloncini si sgonfiano. Gli alpaca sono lì ad aspettare. Bastardo, se ne è andato. Oh no, si sta scaricando anche la videocamera. Ci vediamo in auto. Bene, questa è la situazione. Ma saranno almeno 23 25 centimetri di neve sulla nostra macchina. Ora non so come riusciremo a scappare, ma in qualche modo faremo. Pazza neve Stepney, ha liberato tutta l'auto. Ta, non è a fuoco. Qualcosa. Non è fuoco. Stiamo tornando, io sono molto 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 triste. Però è stato fico. Ci siamo persi un giro in elicottero che comunque con questo clima ce lo siamo evitati molto volentieri. È molto costoso questo resort, però è molto carino. E l'utenza è molto straniera in realtà. Sì, in realtà ci sono tanti stranieri, ovviamente, perché gli stranieri hanno i big money, quindi arrivano qua, spendono, spandono. La cosa che mi è rimasta un po' qua è stato che non ho potuto fare colazione con gli alpaca. Alpaca o alpaca? E niente, abbiamo trovato il McDonald's ma non c'è il McDrive. Quindi ci siamo fermati per prendere le buste e poi tornare a casa. Ok, in un centro commerciale a Rogno. È occupato dai fan. Basta, noi dobbiamo ancora mangiare, ci cacciamo fuori. Ah, Big Mac mio. Big Mac senza formaggio, ovviamente. Big Mac is always the risposta. No, non è vero. Ad ogni domanda. No, adesso facciamo partire una guerra. Che goduria. Team Crispy Mac Bacon, ovviamente. Che cazzo sei, su del power. A Big Mac sauce. Fai scrivere nei commenti Team Big Mac e Team Crispy Mac Bacon. Poi li contiamo. Vinco io. Vedremo. No. Pancerotti! La mia ragazza ha solo un problema. Non le piace il kebab.
Perché non ti piace il kebab? Non mi piace, non mi piace. Lo metto a casa tua, quindi è una destinazione. Sì. Non ne ho mai trovato uno buono di kebab. Ok. Cioè, questa cosa è geniale. Stiamo facendo un aspetto da guerra. Esattamente, patatine incastrate. Quello incastrato, le salse in mano a Lucy. Un'ora e mezza si parte. Lucy è scesa a casa sua, adesso sto arrivando a casa mia. Domani lascerò la macchina. Quindi sto video sta per giungere al termine. Eccoci qua, alla fine di questo viaggio. È stato molto bello, due giorni brevi ma intensi. Abbiamo visto anche la neve. Peccato non aver fatto un pazzo di neve, non ci siamo attrezzati, mannaggia. Tra l'altro il massaggio, raga, assurdo, vi giuro. Non so se lo rifarò. Per quanto riguarda le gambe mi sentivo abusato perché io soffro il solletico e dovevo resistere, è stato davvero difficile. Però per quanto riguarda il sopra mi stavo addormentando, era rilassante. Comunque leggo tantissimi dei vostri commenti, come vedete condivido anche la mia vita sentimentale con voi. Se non rispondo a determinati commenti è perché do per scontate certe cose e niente, quindi se avrò voglia poi racconterò in un video molto di più. Mi raccomando, seguitemi, tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, ci vediamo nel prossimo video. Guarda, sempre tutto. Adesso si va a grindare perché escono i video sul secondo canale nei prossimi giorni. Forza, iscrivetevi!